Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video della Pasqua 2023. Qualche giorno fa abbiamo aperto il Mandalorian e vi avevo già annunciato che oggi toccava a Stranger Things. Peraltro anche la maglietta dell'Hellfire Club, anzi la felpa, quindi siamo perfettamente a tema. Raga, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollicione in su, mi raccomando iscrivetevi al canale, e inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare gli altri video che abbiamo fatto, sia gli scoziani che l'ultimo fatto appunto del Mandalorian, mentre sotto in descrizione e qui sopra in pressione vi ricordo del canale Telegram e Visio TV, che potete utilizzare se volete restare sempre aggiornati, perché ogni volta che esce un nuovo video io vi avviso sempre. Ragazzi, dunque, ci spostiamo sotto così vi dico anche quanto pesa questo uovo. Peraltro devo dirvi, ragazzi, questo non l'ho pesato perché le tre sorprese che ci sono, magari ve le mostro qui sopra, sono fondamentalmente tutte e tre belle, quindi non avevo una preferita e mi sono affidato al caso. Vediamo quale troviamo, poi in base a quale trovo vi dico appunto quanto pesa l'uovo, così potete fare i vostri calcoli. Ragazzi, spostiamoci sotto. Perfetto, eccoci qui, Netflix Stranger Things Kinder Gran Sorpresa Teens. Raga, purtroppo questo non è, come abbiamo visto per il mando, una cioccolata al fondente. A me piaceva di più quella fondente, però vabbè, dai, insomma, uno e uno alla fine ci può stare. Vi faccio vedere la copertina, eccola qua, molto carina anche in questo caso, un po' in rilievo esattamente come abbiamo visto per il mando. Abbiamo Will, 11 e Mike. Peraltro ragazzi, l'artwork è veramente bellissimo, questo è un disegno, guardate che spettacolo, i personaggi sono proprio perfettamente realizzati, bello. Allora andiamo ad aprire anche questo uovo. Fortunatamente il laccino di plastica non si è staccato male, mi ricordo che qualche anno fa mi si era staccato male, ho dovuto tagliare quelle forbici, è successo un disastro. Allora, eccolo qua, e prendiamoci la nostra sorpresa. Quindi via la cioccolata. Ok, ho dovuto fare un piccolo taglietto perché ho fatto cadere tutto, avete sentito i rumori, vabbè, fortunatamente non abbiamo fatto danno. Comunque, come vi stavo raccontando, allora ragazzi, questo uovo qui, molto importante, pesa 380 grammi. Va bene, non so sinceramente che sorpresa sarà, perché le tre sorprese che ci sono tutte basi per reggere l'iPhone. Praticamente una era con il Demogorgone, una era un cabinato che penso di aver trovato. No, il cabinato è quello, ragazzi, per i videogiochi anni 80. Questa dovrebbe essere la cassetta, esatto, eccola qua. Quindi sono sempre, come vi stavo dicendo, dei portatelefono. Allora abbassiamo un pochino la camera. E comprendono anche sempre un set di adesivi. Eccoli qua, questi sono degli sticker in omaggio, sono presenti in ogni sorpresa. Abbiamo il simbolo del Hawkins School, la scuola proprio dei personaggi. Qui abbiamo, vedete, il Demogorgone, California 1986. Una locandina dei Stranger Things, i Tigers, che sono la squadra della Hawkins School. E qui abbiamo The Upside Down, vabbè, giustamente il logo Stranger Things. Allora, andiamo a prendere. Questi sono, raga, gli adesivi che vanno attaccati sulla cassetta. Qui abbiamo le istruzioni. Vedete, ragazzi, diventa praticamente questa musicassetta anni 80 che, aprendola, vedete, queste sono le altre sorprese. Intanto vi stavo dicendo, questo il Demogorgone, forse secondo me il meno carino, poi molto bello il cabinato dei videogiochi anni 80 e questa è la musicassetta. Devo dirvi che alla fine mi andavano bene tutti e tre, quindi ho lasciato al caso esattamente come vi stavo dicendo. Allora, guardiamo le istruzioni. Dobbiamo mettere prima le due parti rosse. Quindi questa va così e questa va così, da questa parte, perfetto. Poi ci dice di inserire questa parte qua, ok, ed infine andiamo ad attaccare la parte superiore della cassetta, perfetto, vedete? Abbiamo completato. Poi che cosa ci fa vedere? Dobbiamo attaccare l'adesivo qui sotto e quello sopra, e in questo modo, vedete, potremo reggere il nostro cellulare. Quindi basterà alzare, questo si tira un pochino fuori. Aspettate, mi si è un po' staccato. Eccolo qua, in questo modo. E attacchiamo intanto questo qua. Ok.
E praticamente, ragazzi, è così che funge. Quindi facciamo conto che questo è il cellulare, voi lo poggiate in questo modo. Vabbè, ovviamente adesso non si regge perché la carta è troppo leggera, ma adesso io non ho un cellulare a portata di mano. Vediamo un po', magari facciamolo con questo. In questo modo, vedete, raga, si regge, ma poi comunque nell'immagine era molto chiaro. Ve la faccio rivedere, ecco qua. Ok, va bene. Peraltro ci fa vedere anche che può fungere da... Ah no, questo è un segnalibro, ma soltanto con la parte di cartone, quindi non va bene. Diciamo con questa, ecco, questo dovrebbe essere un segnalibro, ma questo non è che è molto utile. Allora andiamo ad attaccare gli adesivi. Quindi dobbiamo mettere, riguardiamo, questo qua da questa parte, con scritto four wheel stuck in the upside down, quindi è bloccato nell'upside down. Quindi togliamo l'adesivo. Allora ragazzi, queste operazioni davanti alla camera sono sempre un po' complicate, devo dirvi. Vediamo un po' di farlo bene, altrimenti ragazzi farò un piccolissimo taglio. Vediamo se ci riesco, eh. Allora mi appoggio sulla parte bassa della scultura, qua della cassetta. Vediamo un po' se viene in maniera decente. Insomma, poi raga, la colla è molto forte. Guardate già qua. Allora, ragazzi, sì, l'ho un po' rovinato. Vedete, qui mi si è strappato. Però posso dirvi una cosa. Allora, io lo stavo facendo davanti alla camera. Sicuramente non è la cosa migliore che si può fare. Ma ci hanno messo una colla, ragazzi, che sembra il Super Attack. Cioè, una cosa esagerata. Praticamente sembra come che deve reggere, non lo so, una mensola di 10 kg sul soffitto. Ma raga, fortissima. Non so se avete presente la colla degli adesivi Lego, che è molto tranquilla, molto leggera. Si può andare a provare, insomma, ristaccare un attimino per posizionarla bene. Praticamente aveva fatto presa così tanto che non veniva più. Appena ho fatto leggermente più forza, si è strappato. Ora vabbè, non si vede tantissimo alla fine, però vabbè, un po' mi si è rovinato. Comunque vi ripeto, ragazzi, cioè la colla è decisamente fortissima, quindi fate attenzione. Appena l'appoggiate succede che non si toglie più. Vabbè, pazienza, tanto alla fine neanche ci si fa caso. Insomma, sì, se lo guardate proprio da vicino, sì. Però di base non ci si fa neanche troppo caso. Allora qua ci risiamo, eh. Ragazzi, non avete margine d'errore, perché praticamente la colla appena l'appoggiate diventa subito effetto Super Attack. Quindi se vi sbagliate è la fine. Allora vediamo di farlo bene. Quindi a questo punto, ok, credo che questa volta almeno l'abbiamo attaccata bene. Perfetto, ok, quindi qui abbiamo la scritta Stranger Things e qui sopra abbiamo four wheel stuck in the upside down, va bene? Vabbè, raga, un pochino mi si è rovinata, pazienza, dai, insomma, non sarà la fine del mondo. Comunque, fatemi sapere qual è la vostra sorpresa preferita. Io, come vi dicevo, alla fine, ragazzi, fra il cabinato e la cassetta ero abbastanza 50-50. Forse questo qua col Demogorgone, guardandolo qui, sembra un pochino meno bello. Però dai, alla fine anche il Demogorgone con la scritta Stranger Things ci sta, insomma, non è male. Quindi, come vi stavo dicendo, fatemelo sapere nei commenti qual è il vostro preferito. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per stare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, stranger, come questa serie. Mi raccomando, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se avete preso anche voi questo wow e qual è la vostra sorpresa preferita. Lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Io vi do appuntamento con i prossimi video, che francamente, ragazzi, penso che non faremo altre uova di Pasqua, perché i soliti Avengers, Spider-Man, insomma, quelli che ho visto non è che mi facevano impazzire. Quelli che mi incuriosivano di più erano Mando e appunto Stranger Things. Quindi credo che mi fermo qui, salvo cose strane. Non ci rivedremo per le uova di Pasqua. Qui da Visio e dall'uovo di Pasqua Stranger Things è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.